Beh, intanto complimenti per queste tre bacchette della Grazie guida sushi del Gambero Rosso, che avevamo citato qualche anno fa, mi sembra forse 2021, era uscita già una guida dei ristoranti, restano, perché sono poi dei ristoranti, sono anche secondo me molto fine dining questi sushi di Esatto, Milano sì. piuttosto che Milano Marittima barra Cervia, ecco, quindi sì, però la guida in effetti si chiama sushi. Ma quando io dico che il miglior ristorante a Cervia Milano Marittima, quando me lo chiedono, è questo, è un po' come anche per, no, evitare l'ostacolo di tanti ristoranti Esatto. chiaramente che ci sono, e questo è veramente unico, ecco qua. Quindi tra l'altro si chiamava Unisushi, se non ricordo male. No, sempre Uni Restaurant. Ecco, non era Unisushi, No, no, no. non c'è mai stato scritto. Magari per facilità a volte lo chiamano Ah, così a Cervia, ma no, sempre ecco. Io ormai Uni sono cervese d'adozione, d'adozione, ecco, insomma. anch'io. Ecco. Bene, bene, Dai. quindi complimenti, Siamo queste contenti, dai, grazie. tre bacchette, edizione Edizione 2025. 2025, dai, siamo 32 premiati in Esatto, Italia, sarà la prima bello, edizione siamo con contenti. l'anno, perché l'altra è durata quasi 4 anni, perché in realtà anticipa il Esatto. 2025, e quindi me lo sentivo Bene, perché in grazie. effetti il livello è molto alto, un po' come certi locali che hanno pure la stella Michelin a Milano, Certo, se posso tipo... sbilanciarmi. E tra l'altro io lo ricordo, non smetterò mai di dirlo, che ho scoperto per caso un restaurant, perché ero venuto a vedere l'ulteriore ristorante del vincitore di 4 ristoranti, Ah, ok. che è praticamente Cala Zingaro, Certo. l'unica edizione fatta qui a Cervia Milano Marittima, e quindi venni a vedere appunto questo posto e notai appunto queste bottiglie di vino in un ristorante che si capiva poteva essere giapponese, Giapponese, insomma, comunque sushi, certo. ce ne sono tantissimi, ecco, Ah, quindi in sì. effetti ci voleva anche una guida, ecco, per un po' orientarsi, anche dare le tre bacchette, o l'indirizzo delle tre bacchette, mi Sì, sembra. era esatto, Esatto, l'indirizzo che dicevi, era e rimane, cioè non abbiamo 200, 30, ancora, 140 ecco, comunque uno, ecco, consigliati uno, e due, 32 tre bacchette. esatto, qui c'è In tutta questo, Italia, ecco, c'è da quindi dal Lecce. nulla alle tre, Esatto. possiamo dire, ma è in effetti la guida, un po' quando accade, quando iniziano le guide, anche la guida delle pizzerie inizialmente non poteva avere tutti i nomi, adesso anche Certo. la guida degli alberghi della Michelin, chiaramente ancora non ci sono tutti, Ah, qualcuno è no, rimasto da parte infatti noi perché. eravamo tra i pochi in una Ecco, città di... non in una provincia, ma in un capoluogo, ecco. tra l'altro, fra le novità c'è un ristorante cui tengo in modo particolare, come tengo tenuto per voi, continuo a tenere anche per voi, che è Nobuya a A Milano, Milano, dove c'è certo. addirittura una pasticcera. Non so se anche qui da voi. Certo, noi abbiamo l'angolo pasticceria, sì, Ecco, esatto. perché poi c'è, perché fra le novità da allora c'è La praticamente saletta. l'ampliamento, Questa diciamo. diciamo è la saletta omakase. Ecco, quindi qui siamo qui nella via principale di Cervia, Viale Matteotti, come si chiama? Viale Cavour, quindi angolo col canalino, e quindi qui abbiamo attualmente la novità, che è Che è la questo, saletta, ecco, esatto. se ci aprono Sì, ovviamente guarda adesso, possiamo controllare, perché si apre bisogna solamente... Sì, suonare, esatto. bisogna Si prenotare, apre solamente e da quindi dentro. c'è. Stasera infatti c'è una promozione che è una saletta già riservata. Cioè, tra l'altro, lo chef giapponese, il maestro, che si chiama. Chiomitsu Kawasawa, mentre invece l'executive chef, il capo chef in cucina è Marco Costeniero. Che È il invece nostro è capo chef, italiano. sì. Ecco, bene, Adesso vi faccio venire a aprire perché bene. almeno Beh, devo ci dire che in arrangiamo i Italia stiamo prenotati. avendo anche tantissimi maestri. Anche uno è stato premiato, quello di Prato, è stato premiato come master Sì, sushi certo, anche nuovo quest'anno. Quindi anche gli omakase. italiani, devo dire, si difendono molto bene. Ah, Poi sì, anche stiamo parlando con, Riccardo, ecco, credo. Riccardo, che anche lui ha vissuto in Sì, sono Giappone. stato anche in Giappone, ho studiato in Giappone, quindi Bene, adesso non sappiamo Adesso se ci sì, apro, perché c'era già la però saletta ci un po' bassa, sarebbero però ci sono sei 6 posti, sedie, ecco, un 6 posti, banco degustazione. ecco, che non si potrebbe neanche dire, 6, tu lo Esatto, sai, sì. no? Non si può dire, perché sono 5 più 1, Esatto. 5 più 1, e stanno 5 comodissimi, poi c'è
purtroppo quello chiaramente un po' più sacrificato, ecco, da una parte, con 5 più 1 che chissà, non potranno mai aumentare, mi sembra di capire, perché sono sedie comode. Scelta, sì, sono sedie comode larghe, adesso appena anche gli altri prenotati escono, dopo faccio vedere. Bene, allora, omakase perché è lo chef, chiaramente, esatto. Come in Giappone nei tre là sono tre stelle, mi sono addirittura qua, tre sono, bacchette, ecco, come dire, anche quelli dove vanno, che so, Obama, no? Cioè, c'è un posto dove va l'imperatore, esatto, che tra l'altro aveva tre stelle Michelin, le ha perse perché risulta essere privato, ecco, quindi è risultato privato. Bene, ci spostiamo dall'altra parte, dove tra l'altro, non a caso vi dicevo appunto di quella volta, appunto qualche anno fa, che sono venuto a curiosare, e quindi diciamo il locale si è allargato e quindi si è ampliato, possiamo dire, come già mi è stato anticipato al telefono scorsa settimana, sono comunque 50 coperti. Esatto, 54 coperti. 54 coperti. 5 più 4, esatto. 9, va bene. Ecco, Yang, benissimo. E quindi il ristorante è un vero restaurant. Parte chiaramente il sushi, la guida, eccetera, eccetera, è un ristorante capiente, passa 50 persone, aperto tutto l'anno, ci sarà sicuramente un periodo, tutto l'anno, no, sempre aperto. Per il momento, siamo in 23, per il momento ancora non si sono fermati. No, sempre aperti, siamo in 23 e torniamo. No, anche perché quando si rinnova un posto, ovviamente si cerca di sfruttare siamo in 23 dipendenti. Ah, ci sono quindi tutti i turni, tutto regolare, quindi insomma complimenti quindi per insomma, questo riconoscimento che è arrivato anche in concomitanza con il rinnovamento. Ecco, quindi, sì, esatto, quindi anche esatto, quello è importante, esatto. E quindi facciamo un augurio anche di entrare nelle altre guide, perché c'era poi anche Repubblica che vi ha segnalato, esatto, come ristorante, tra l'altro fine dining, vi dicevo io, mi prendo tutte le mie responsabilità, qui Cesenatico, Cervia, esatto. Milano Marittima, Lido del Savio, Lido di classe, chiaramente la proposta migliore assolutamente da provare. Altre cose che possiamo dire? Beh, dai, anche per il discorso vini, più di 800 etichette, dentro nella cartina. In effetti, quello che mi aveva colpito erano anche certe etichette di champagne. Sì, sì, ecco, quindi se vedi in una vetrina, che so, Bollinger, per dire, o Krug, chiaramente qualche domanda te la fa. Sì, ecco. Noi abbiamo 220 di etichette solo, ecco, di champagne, quindi... Ecco, quindi diciamo che... Ecco, come vediamo già... non solo nei giapponesi di Milano, ma anche in quelli che trattano pesce come l'angosteria, i migliori sommelier, i migliori vini, chiaramente ormai oggigiorno come dire, si possono gustare lì magari in pairing. Esatto. E invece come sake? Abbiamo anche parecchie etichette di sake, lavoriamo tanto anche con un pairing con sake, nella nostra distribuzione dei vini c'è sempre in abbinato un calice di sake. E anche lì adesso stiamo ampliando, più o meno abbiamo una quarantina di etichette solo di sake. Vedo che già in prima serata chiaramente il pubblico, le famiglie accorrono, perché vengono anche appunto i bimbi, e quindi il locale è molto accessibile, e quindi diciamo che non siamo proprio un locale per famiglie, però succede però in prima serata chiaramente tanto dopo vanno a letto, però io lo so come nonno, oltre che come papà un tempo, e quindi come dire sono anche l'ideale, tanto che arrivano chiaramente in ottambuli qui, non mancano qui a Cervia. Noi chiudiamo la cucina presto, però a che ora? Noi alle 11 la cucina è chiusa, vabbè, quindi 10:30 massimo l'ultima prenotazione, quindi aperti solo la sera, e quindi queste formule che voi preparate, dove inserite anche il pairing. Sì, abbiamo due menu degustazione più un menu di tutti i vini che può essere abbinato. E la cosa che tra l'altro vi rende anche, come dire, cosmopoliti è il fatto che si può mangiare anche vegano, vegetale, piuttosto che anche la carne. Certo, abbiamo un menù che include la robata, la griglia, il carbone giapponese, si lavora quindi al 100% con questo. Quindi il Giappone è una grande cultura, chiaramente non solo il pesce, no, come potrebbe sembrare dalla maggior parte. Anche di costo.
Bene, quindi appuntamento qui tutti i giorni, la sera, sempre, da Uni Restaurant. Grazie mille.